Amici di QDS.it, un saluto da parte di Antonino Lorè, benvenuti in questa nuova puntata di Contropiede QDS, ospite il mio collega Gianluca Virgilito, ma abbiamo un altro gradito ospite. Quest'oggi chiamiamo Adrian Ricchiuti. Ciao Adrian. Ciao a tutti, grazie, grazie, buonasera a tutti. Allora Ciao. Adrian, tu grande, grande cuore rosso-azzurro, hai passato grandissime stagioni ai piedi dell'Etna. Ieri c'è stato però un grande evento. Il Catania ha battuto nel derby il Palermo per 2-0. Intanto ti chiedo, così a caldo, se hai avuto modo di vedere la partita. Sì, ho seguito, sono veramente contento, al di là che i derby, uno gioca bene o male, l'importante è vincerlo, no? Sì. Però ci voleva perché da morale, soprattutto da morale all'ambiente, vincere un derby con un Palermo lanciato da tanta morale, sperando in un futuro migliore, tutto qua. Prima di passare la palla al mio collega Gianluca, ti chiedo come hai visto la squadra, perché ieri nel primo tempo ha dato grande, grande impressione alla squadra di Baldini, aggressiva, corta, attaccava il Lo sai, Palermo, non l'ha fatto respirare. dobbiamo dividere le partite. La partita, il derby è una partita a sé, no? Sì. Quindi io non. Io la partita di ieri ormai è da mettere da parte perché non, come tante volte succede, uno dopo il derby si aspetta sempre tanto, per visto la partita. Quindi dovremmo aspettare per vedere se il Catania è guarito. O continuo antibassi perché il derby è una partita che si carica da sola Certo. e quindi secondo me bene ieri, però da qua a parlare che il Catania sia in ripresa o altro dobbiamo aspettare. Prego Gianluca, una domanda per Adrian. Allora io lo saluto nuovamente. Ciao Adrian, ti voglio chiedere, Ciao, ciao. al di là della partita di ieri, che anche come cornice di pubblico rifletteva un po' quelli che erano i tempi dove anche tu, giocavi con la maglia rossa-azzurra. Ecco, in questi anni come hai vissuto questa parabola discendente del Catania? Se l'hai vista da vicino, anche che emozioni, ti ha lasciato il fatto che il Catania si sia impelagato in queste sabbie mobili terribili della Serie C, non riuscendo a risalire? La vivo male perché io ho lasciato una società che era un modello in Italia, vederla adesso che fa fatica e non so quanto può durare perché dobbiamo essere anche sinceri con noi stessi. È una situazione molto critica quella del Catania, quindi mi dispiace, mi piange il cuore perché so quanto bene voglio a quella maglia, a quella gente. E vederli soffrire perché non si riesce più a tornare su e mi fa male. Però credo che in questo momento l'importante è stare vicino ai ragazzi e sperare in tempi migliori. Io dico sempre che prima o poi qualcuno dovrà prendersi cura del calcio Catania. Senti Adrian, io ti faccio una domanda che ho fatto anche a un tuo collega settimana scorsa. Sì. Cosa passa nella testa di un giocatore? Tu sei stato un grandissimo giocatore, hai giocato ad alti livelli, col Catania hai conosciuto la Serie A, ma cosa passa in questi momenti nella testa di un calciatore? Come trova la forza di lavorare serenamente ogni giorno, di allenarsi e di giocare Sai, partite anche diverse da quelle da ieri? tanto il nostro è una passione, ma è un lavoro, quindi uno deve sempre cercare di dare il massimo, anche perché possiamo dire quello che vogliamo, ma i giocatori sono tutti tutelati, quindi o li prendi adesso, o li prendi più tardi, e quindi siamo stati, io ero, e siamo, sono tutelati, quindi. E in più devono farlo per quella povera gente che si fa chilometri per venire a vedere la partita e chi gli sta vicino alla maglia. Quindi il giocatore pensa a quello, poi è normale che tutti vorremmo stare in una società che vada tutto bene, però sappiamo che il giocatore alla fine ci tiene e quando perde sta male come i tifosi. Prego, Gianluca.
Io faccio una domanda più sul personale ad Adrian e chiedo il rapporto con i ragazzi che componevano quella straordinaria squadra che costruì i record e per cui Catania oggi viene giustamente ricordata anche a livello nazionale, risultati trionfali, gol anche tuoi alla Scala del Calcio che i tifosi hanno impressi nel cuore. Questo rapporto si è mantenuto effettivamente. Ci racconti qualche aneddoto, qualcosa, se vi incontrate, vi sentite? Sì, guarda, credo che la forza di quel Catania, al di là che fuori dal campo non andavamo, perché è giusto che sia così, tutti d'accordo, nel senso che non si usciva sempre tutti insieme, però credo che la forza nostra era che quando scendevamo in campo eravamo una cosa unica. E quindi io ho mantenuto i rapporti con tutti. Ieri scrivevo a Isco e gli ho fatto i complimenti. E credo di aver lasciato un ottimo rapporto con tutti. E questa è la cosa bella di quello che mi fa stare bene, no? Perché quando tu lasci dopo tanto tempo, ormai sono passati tantissimi anni, però ho lasciato un bellissimo ricordo con i giocatori, ma anche con la gente. Quindi è sempre un piacere parlare di Catania e spero di venire presto a trovarmi. Senti Adrian, appunto abbiamo fatto un tuffo nel passato. Tu sei stato allenato da grandi allenatori, da Mihailovic passando a Montella fino a Maran. Qual è stato l'allenatore che ti ha dato qualcosa in più? Tu comunque sei arrivato a Catania nel pieno della tua maturità calcistica, ma sotto questo punto di vista, chi è che ti ha dato di più? Guarda, sono stati tutti allenatori diversi. A livello caratteriale, Simeone e Mielu, penso che non devono dimostrare niente a nessuno, però credo che il più bravo allenatore che ha avuto il Catania a livello di campo sia stato Montella. Dopo non lo so cosa sia successo, perché la sua carriera non ne ha preso piede, però credo che sia un allenatore molto valido. Al di là che io ho giocato non sempre. Prego Gianluca. Chiedo ad Adrian semplicemente un giudizio sul calcio, come è cambiato il calcio in questi anni, da quando lui ha preso le scarpette al chiodo dal punto di vista della Serie A, appunto Serie B. Ma credo che il calcio sia negli ultimi anni sia un po' calato, ma questo non lo dico io, ma lo dicono i fatti. Il calcio, secondo me, da partire dalla Serie A scendendo è un po' diminuito, nel senso si è impoverito, decente tecnicamente e dei campioni, ma questo si vede ogni domenica. Però sicuramente con tutto questo credo che abbiamo perso un po' al di là che la nazionale ha vinto l'Europeo, ma abbiamo perso qualcosa rispetto ai campionati esteri. Adrian, tu adesso di cosa ti occupi? Penso che il calcio, il mondo del pallone è rimasto dentro di te. Raccontaci un po' di te. Ah, io sono un settore giovanile qua vicino a Rimini, alleno i bambini, faccio lezioni private, cerco di fare quello che mi piace, sempre nel mondo del calcio, poi sperando un domani che ci sia la possibilità di iniziare un percorso da allenatore, partendo sempre dal basso perché non mi piace, per vedere se sono in grado di allenare una prima squadra, quindi aspetto il mio momento sperando che succeda. Quindi diciamo tu sei anche un po' contrario a quegli allenatori che già subito partono No, da grandi palcoscenici, da no, 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 grandi. assolutamente, ognuno è libero di fare quello che ritiene più opportuno per le proprie qualità. Io prima voglio vedere se sono in grado, quindi anche partire dal basso non mi fa paura, ma credo che io la ragiono così. Poi alla fine Mancini è partito dall'alto e ha vinto l'Europeo, cioè, quindi ognuno può decidere di partire dove vuole e dove glielo permettono. Tutto qua. Adrian, ti faccio l'ultima per quanto mi riguarda, poi lascio la parola al mio collega Gianluca. Cosa ti manca di più della Sicilia e di Catania? Ma mi manca giocare, perché adesso che ho smesso, sì, io ho fatto veramente 4 anni, ma ho vissuto la città come Dio comanda, perché io ero dappertutto.
e mi manca il mercato lì, andare alla fiera lì, come si chiamava. Cioè, io Sì. andavo dappertutto, quindi sono stati 4 anni vissuti al massimo. Infatti, sono veramente contento che abbia vissuto un'esperienza del genere a Catania. Prego Gianluca. Io chiedo ad Adrian una cosa, diciamo, semplicissima, perché lui è intenditore di calcio, ci saprà dare una risposta esauriente. Gli chiedo, cosa serve secondo lui oggi come qualità di squadra, soprattutto per vincere il campionato di Serie C? Dove si vince il campionato di Serie C adesso, per come sono adesso i valori delle Sicuramente, squadre? sicuramente prendendo dei giocatori vincenti, c'è poco da fare. Abituati a vincere, purtroppo la realtà è questa qua. Abituati a vincere al sud e avere pressioni, perché non è facile giocare a Catania, come a Bari, e il Bari non dico che ce l'ha fatta, però ce la sta facendo. E soprattutto prendere un direttore, prendere dei giocatori che siano funzionali all'allenatore, che se prende funzionali a quello che vuole lui. Tutto qua. Senti Adrian, scusami, ti faccio l'ultimissima proprio perché questa domanda del collega Gianluca è molto, molto interessante. In passato, non troppo lontano, il Catania ha provato e ha preso giocatori comunque di categoria per la Serie C. In altre piazze hanno fatto benissimo, mentre poi a Catania si sono stranamente persi. Tu hai parlato prima di pressione. Non è che a Sì. Catania si avverte una pressione magari maggiore rispetto ad altre Ma piazze? ci sta, ma Catania lo sappiamo tutti. Io la pressione che c'è a Catania, ma Catania devi vincere, c'è poco da fare. In quelle categorie devi vincere. Non è facile vincere, però devi vincere. Quindi io parlo per quello che. Quindi parlo per quello che penso io, poi io non ho la bacchetta magica. Certo, assolutamente. Va bene, ringraziamo Adrian Grazie Ricchiuti, veramente gentilissimo, è stato un piacere, spero di mille. Grazie, risentirti grazie presto. Un saluto anche al mille. mio collega Gianluca Virgilito, alla prossima sulle pagine di QDS.it. Grazie a tutti, ciao.